Le politiche europee sull'immigrazione mettono a rischio centinaia di vite umane e l'allarme lanciato da Amnesty International nel suo ultimo rapporto, che cita dati impressionanti. Nel tentativo di raggiungere l'Europa in 13 anni oltre 23.000 persone sono morte, soprattutto nel canale di Sicilia, secondo le ricerche dell'associazione giornalistica The Migrant Files. Amnesty mette sotto accusa la visione di un'Europa sempre più fortezza e le scelte politiche europee a favore del rafforzamento dei confini. Dal 2007 al 2013 circa 2 miliardi di euro sono stati spesi per proteggere le frontiere europee, a fronte di soli 700 milioni di euro destinati al miglioramento delle condizioni dei rifugiati nei paesi europei. Amnesty ha invitato a seguire l'esempio di Mare Nostrum, l'operazione della Marina italiana lanciata ad ottobre dopo il tragico naufragio di 300 persone a Lampedusa. Mare Nostrum ha salvato fino ad ora oltre 70.000 persone. Ma se l'Italia continua a chiedere che l'intervento italiano sia sostituito dalle operazioni dell'agenzia europea Frontex, gli altri stati fanno orecchie da mercante. Martedì, all'ultimo consiglio dei ministri degli interni europei a Milano, è stata respinta la proposta della Commissione europea di creare visti per ragioni umanitarie e non si è voluto riaprire il dibattito sulle procedure di asilo europee.